Peggy 16. Negli episodi precedenti. Di puntare al professionismo. Dovrei ascoltare il consiglio di un agente del suo calibro, giusto? Rinunciare al college, non ne sono certa. L'hai detto tu, la crescita del gioco, le opportunità, che il professionismo è possibile. Ho detto che fa riflettere, non che dovresti farlo. Oh, lei dice che farò grandi cose. Ha detto così? Sì, ma sono agenti, sei la migliore, sei la più forte, dammi il mio 20%. Hunter, dimmi che non ho sentito quello che ho sentito. Hai parlato con un agente. Conosci le regole della squadra sulle trattative durante gli impegni internazionali? Sì, stavamo solo parlando. Vai fuori, subito! Non è una scusa. Scuse accettate. Se vieni a mangiare con me. Questo è il momento peggiore. Ce la giochiamo. Se vinco, tu vieni a cena. Se vinci tu, torni al tuo entourage o come lo chiami. Pagano? Dammi una buona ragione per non spedirti immediatamente a casa. Perché la squadra ha bisogno di me. Ok, ho sbagliato, ma non posso rimediare stando a casa. Forse hai ragione. Mandandoti a casa adesso affosserai il morale della squadra. E imparerai la lezione guardando la semifinale dalla panchina. Cosa? Già. E impara un'altra cosa, Hunter. Nessuno è insostituibile.
Hunter, sei stata brava. Su, vai, divertiti, te lo meriti. Grazie, coach. Sì. Grazie. Kim Hunter, hai 17 anni e ti sei qualificata per la finale dei mondiali. Come ti senti in questo momento? Non vedo l'ora di giocare la finale. Possiamo entrare nella storia e diventare la prima nazionale a vincere 4 mondiali e io voglio davvero farne parte. È un'occasione molto speciale. Esatto, e non voglio lasciarmela sfuggire. Parole forti della giocatrice degli Stati Uniti Kim Hunter prima della finale della Coppa del Mondo. Kim, buona fortuna per la finale e grazie per questa intervista. Quando vuoi, grazie a te. Ci vediamo, tesoro. Tremblay, posso sapere qual è il problema? Sto solo giocando, Hunter. Funziona così a questi livelli, è così che si vince. Sicura che non c'è altro? Non mi conosci nemmeno. Voglio vincere, Hunter, come chiunque altra in questo torneo. E come le altre sono in cerca di uno stimolo. Il mio stimolo è questo. Non sei in grado di giocare. Non vincerai la partita. Io so giocare, e lo sai. Forse è questo che ti fa paura. Ci vediamo, tesoro. Alle 2:30 è la cena di gala questa sera. Sì, capito. Un giorno libero perfetto. I campioni non hanno giorni liberi ed è per questo che sono campioni. Quello di oggi è solo un altro passo verso il nostro obiettivo: far decollare il tuo marchio. Se non c'è altro, ti aspetto in macchina. Cerca di sbrigarti, sei già in ritardo. Hai qualcosa sulla maglietta? Cosa? Dov'è? Troppo facile. Non riesco a credere che vai via. Devo prepararmi per i mondiali. Sicuro che non puoi venire in aeroporto con noi? Per salutare tua sorella come si deve.
Potremmo stare un po' insieme, mangiare un boccone, fare due passi. Non ho ancora visto il prato. Sai, stare tra fratelli. Sì, sono io. Dimmi. Cancella i miei appuntamenti. Che vuoi dire cancella i miei appuntamenti? Quali? Tutti quanti. Non posso cancellarli tutti. Che cosa può essere successo? Ho un impegno più importante. Alex, cos'è più importante di questo? Abbiamo... Dunque, hai detto Prado? In verità, sono un po' stanca. Credo che andrò all'aeroporto e schiaccerò un pisolino. Ehi! Piccola brutta. That tonight's gonna